Buonasera, buonasera, bentrovati anche questa settimana in salus, il medico risponde, è un inizio come vedete, proprio come vedete, un po' strano perché eh, quello che avete sotto gli occhi è ciò che vede di solito una persona miope, quindi se non avete mai avuto questo tipo di difetto visivo a questo punto vi rendete conto di quale sia la visione per una persona che non vede bene da lontano. Eh, ritorniamo però subito alla visione normale all'interno di Salus, era giusto per eh, darvi un po' di esperienza su quella che è una particolarità possibile del nostro modo di vedere, una particolarità che coinvolge tantissime persone. Io credo che molti di voi abbiano a che fare con gli occhiali per vedere da lontano. Scopriremo un po' quali sono le caratteristiche di questo specifico difetto visivo all'interno di una puntata che come sempre si apre alle vostre parole, alla possibilità di intervenire, lo potete fare con un numero di telefono che ormai dovreste Conoscere molto bene allo 049-848-1998, un numero anche per i vostri sms, solo per gli sms, al 392-666-0099. Abbiamo anche una pagina Facebook che eh, racconta questa trasmissione, quindi chi ci segue attraverso Facebook sa già che questa sera parleremo di miopia, ma soprattutto della soluzione per la miopia, la soluzione attraverso il laser. E questo argomento è il soggetto della chiacchierata che faremo questa sera con il professor Cesare Bisantis. Professore, benvenuto. Grazie. Il professor Bisantis ha maturato un'esperienza notevolissima in questo campo. Eh, ricordiamo che è stato direttore della clinica oculistica di Padova per uh, 15 anni e adesso è presidente della fondazione Iris, che è una fondazione eh, fondamentale proprio per sviluppare la ricerca eh, in campo, nel campo delle malattie visive, della funzionalità sì. dell'occhio, di tutto ciò che può servirci a vedere bene qualche volta meglio, perché non sempre si riesce magari a raggiungere la perfezione. Professore, siamo partiti con questo piccolo scherzo nei confronti dei nostri telespettatori che avranno pensato che la televisione non funzionava più. In realtà è quello che succede abitualmente a chi non riesce a vedere bene da lontano, a chi soffre di miopia. Vogliamo un po' chiarire allora che cos'è la miopia? Sì, la miopia innanzitutto, soprattutto nel mondo occidentale, quello più sviluppato dal punto di vista sociale ha un'incidenza molto elevata. Parliamo di 30-35% della popolazione. Quando si parla di miopia bisogna però in intenderci nel senso che ci sono delle gradualità di miopia, ci sono delle miopie lievi che creano pochissimi problemi o nessuno. Parliamo di miopie di 1-2 gradi, quindi di un'entità trascurabile fino ad arrivare a miopie che possono raggiungere i 20-25 gradi. Ecco, in quest'arco così ampio si parla di miopie lievi, miopie medie, miopie elevate, e le miopie elevate rappresentano, oltre che un difetto di vista, una vera e propria malattia degli occhi, perché si può, si, è una situazione che si può complicare con tante altre problematiche che riguardano. La, la condizione della retina, la pressione dell'occhio, eccetera, eccetera. Quindi è una, un range molto elevato. Eh, quando noi parliamo di correzione della miopia, non ci riferiamo certamente a qualcosa che toglie dall'occhio la miopia, perché i nostri interventi possono essere esterni all'occhio con l'uso di lenti, lenti a contatto, eccetera, oppure possono essere mh, affidati ad un trattamento laser che agisce sulla parte ottica dell'occhio, la prima parte, quella trasparente, quella su cui si appoggiano le lentine a contatto, quella parte si chiama cornea, cornea. ed è una grossissima lente che consente, modificandone la curvatura, di correggere anche... Difetti importanti. Allora, vediamo proprio uh, con uh, l'aiuto del nostro Riccardo Zanoni, il nostro regista, la prima immagine di questa sera che è proprio quella che esemplifica quello che lei ha appena detto. Esatto: quella è una sezione di un occhio miope in cui la, la parte anteriore dell'occhio, che se pensiamo ad una macchina fotografica, possiamo considerare quella la parte anteriore cioè alla vostra destra come l'obiettivo della macchina fotografica e la parte posteriore, alla vostra sinistra, quella in rosso, la parte sensibile. Ebbene, e la parte anteriore serve a far mandare a fuoco sulla parte sensibile, cioè sulla retina, le immagini. Nell'occhio miope la parte anteriore non riesce a portare le immagini a fuoco sulla retina. Quindi fino in fondo? Fino in fondo, a contatto, le porta un po' più avanti è tanto più avanti quanto più elevata la miopia. Direi che abbiamo chiarito in maniera assoluta eh, come mh, si scatena questo meccanismo di visione non a fuoco. Eh, tra l'altro, professore, eh, forse c'è anche una caratteristica altra della miopia, perché con il passare dell'età diamo per scontato che non si vede bene magari da vicino. Però la miopia non si lega ad un'età specifica, non è un no. problema che insorge magari con l'avanzare dell'età, perché anche i bambini possono certo. avere grossi problemi. Certo. Innanzitutto è una, una condizione che risente molto dell'ereditarietà. Per esempio due genitori miopi, o direi meglio due, due soggetti miopi, soprattutto se han, sono affetti di una miopia al di sopra delle 4-5 diottrie, non dovrebbero sposarsi perché quasi certamente i loro figli saranno tutti miopi perché c'è una, una componente ereditaria genetica che si trasmette. Ecco, diciamo che non dovrebbero avere dei figli se vogliono dei, dei figli con l'occhio d'aquila. Esattamente, ecco. i rischi che i figli siano miopi sono molto elevati. Chiaramente la miopia, quindi esiste una miopia congenita, la miopia congenita è una miopia destinata a diventare una miopia elevata. Poi esistono le miopie acquisite, che però non riescono mai a raggiungere livelli elevati, possono al massimo raggiungere le tre diotrie, le quattro diotrie e non di più. Ecco, queste, queste miopie non si trasmettono ereditariamente perché sono fenotipiche, cioè non sono genotipiche, non sono legate a geni, sono legate a fenomeni esterni, ad esperienza, per esempio un certo tipo di applicazione, un certo tipo di lettura, un certo tipo di affaticamento dell'occhio può indurre fenotipicamente, cioè si può acquisire questa condizione miobica. Quindi, questa magari è anche possibile che si corregga spontaneamente, modificando le condizioni che l'hanno generata? Oppure è comunque no, difficile? No, purtroppo, purtroppo non si corregge più spontaneamente. Mm. Si deve correggere o con protesi, occhiali, lente a contatto, oppure ricorrendo a questi interventi, di cui poi beh, credo che chiacchiereremo. Quindi, non molto. si può essere miopi solo per stanchezza, diciamo così. No, esiste poi una forma di miopia da spasmo accomodativo, che non è una miopia, è una falsa miopia. Cioè, alcuni, alcuni bambini, alcuni soggetti giovani, se eh, si applicano molto, possono andare incontro ad una situazione spastica di un muscoletto, un piccolo mus muscolo, che modifica la parte anteriore dell'occhio, quella che noi abbiamo paragonato all'obiettivo della macchina fotografica. E con lì dentro c'è una lente che si chiama cristallino. Che viene gestita nel, nelle sue dimensioni, cioè viene rigonfiata e riassottigliata da una struttura muscolare che ci sta intorno. Questa struttura muscolare microscopica, piccolissima, non è altro che un muscolo come tutti i nostri muscoli, per cui può andare incontro a contratture. Se va incontro ad una contrattura, questo cristallino resta bloccato in una posizione che magari non consente più di la portare l'immagine sulla retina, ma di portarla avanti. Questa può passare, perché usando dei colliri che paralizzano transitoriamente questo muscolo, e ce ne sono, per esempio la tropina, uh -huh. e allora eh, il, il soggetto, dopo aver messo queste gocce, si accorge che torno non a è vedere. più mio petorone. No, purtroppo non sempre si fa questo e purtroppo molti giovani... Eh, portano occhiali che non dovrebbero portare, che non, portare, servono, che non servono, perché non si fa questa prova dell'atropina non si fa sempre, e questo è un errore. Posso farle un'altra domanda? Prima di andare avanti con gli strumenti che abbiamo a disposizione per la correzione della miopia, lei parlava di diottrie, sì. e ci sono poi i decimi. Sì. Che differenza c'è? Eh, eh, sono due cose assolutamente diverse. Il nostro occhio convenzionalmente è una struttura che, quando normale, deve vedere 10 decimi. 10 decimi che vuol dire che, in parole povere, deve leggere 10 righe di una, di, una, di una tabella. Se l'occhio ne ne legge soltanto la riga più alta, avrà un decimo di vista. Se le legge tutte fino all'ultima avrà 10 decimi di vista. Questi sono i decimi che un'unità un di misura per conoscere l'acuità visiva di quell'occhio. Certo. Quando un occhio vede soltanto alcune righe, avrà uno, due o tre decimi, allora se si ricorre ad una lente correttiva si può portare quest'occhio quest a vedere anche dieci decimi. Se per vedere dieci decimi io devo prendere una lente di due diottrie, allora... L'occhiale avrà due diottrie per vedere quell'occhio. Ecco, quindi perché sono due, due su, cose diverse. Sono questi termini, diottrie, decimi, ci sia un po' di confusione? Sì, assolutamente, totalmente, una, una, una continua confusione. Cioè, eh, chi non è, è, è addetto ai lavori confonde sempre i decimi con le diottrie. Quando uno dice, ecco lei c'ha dieci decimi, allora molti si impressionano perché pensano di avere dieci diottrie... <ride> Infatti, infatti perché poi la, sono due cose totalmente diverse i decimi servono a misurare l'acuità visiva le diottrie sono a quantizzare il grado della lente la che, se, che serve a correggere quelle, quel difetto allora abbiamo detto lente questo è uno degli strumenti che abbiamo è a disposizione più antico, per la correzione è il più antico degli strumenti sono lenti eh, divergenti cioè che fanno allontanare il fuoco, portano più giù il fuoco. Abbiamo visto che il punto focale è più dentro l'occhio, noi lo dobbiamo portare sulla lente. Abbiamo bisogno di una lente divergente, queste possono essere montate su occhiali a tempiale, quelle con le stanghette, gli occhiali con le stanghette oppure ci sono delle lenti che si possono mettere a contatto dell'occhio e anche qui ci sono lenti di 1, di 2, di 3, di 4, di 10, di 3, eccetera. Certo. A seconda dell'entità della miopia. Lenti tra l'altro diverse tra di loro perché possono essere morbide, rigide. Quelle a contatto sono di varia tipologia, sono rigide, semirigide, morbide. Eh, questa tipologia è giustificata dal fatto che un altro difetto di vista che a volte si associa alla miopia è l'astigmatismo. L'astigmatismo è un difetto um, diverso dalla miopia in quanto è dovuto a quella lente, la prima lente, la cornea, che ha dei raggi di curvatura non uniformi in tutta la sua superficie. Quando questi raggi di curvatura non sono uniformi, e per esempio quello, il raggio verticale, la curvatura verticale è maggiore rispetto a quello orizzontale, ecco, quello è un occhio che ha. Quello è l'astigmatismo. E allora bisogna usare delle lenti particolari, che siano lenti cilindriche o toriche, che correggono solo la curvatura sbagliata. Questo astigmatismo si può associare alla miopia. Quindi esistono miopie semplici, astigmatismi semplici, e poi esistono combinazioni, combinazioni di miopia ed astigmatismo miopico, astigmatismo anche di ipermetropia che è un difetto di vista che è l'opposto della miopia, in cui i raggi vanno a convergere fuori dall'occhio. Quindi proprio... escono dall'occhio, anche quello vede sfocato, anche quell'occhio vede sfocato. Ecco, allora in quel caso bisogna mettere delle lenti che convergono di più, convergenti lenti positive si chiamano. Stiamo scoprendo un universo veramente molto variegato. Sia la miopia che l'ipermetropia si possono associare all'astigmatismo. Tutti questi difetti di vista possono essere corretti con lenti, lenti a contatto e con il laser. Da Quindi... quanto tempo è che il laser è diventato un vostro strumento operativo? Dunque, il laser è entrato nella pratica clinica corrente direi 21-22 anni fa. Certamente, di laser, il laser è nato prima, questo tipo di strumento, che è un laser particolare, si chiama laser a decimeri. E però per anni è stato utilizzato soprattutto in campo sperimentale, e poi quando si è cominciato ad usarlo sull'occhio umano, prima di arrivare alla perfezione che potesse dare la tranquillità del trattamento, ci è voluto qualche anno. Mm. Diciamo che il, i veri laser, quelli affidabili, quelli buoni, quelli giusti, eh, ci sono stati affidati dalla scienza venti anni fa. E oggi eh, sono diffusissimi. Oggi sono in diffusissimi. Italia. Non dico che ogni studio oculistico abbia un laser, perché forse questo è esagerato. Ma sicuramente ogni città, come Padova, avrà una decina di laser a disposizione. Insomma, quindi è, un bel è diventato numero. uno strumento. È uno strumento di, routine, di, routine, uno strumento di routine. Anche perché l'intervento è un intervento ambulatoriale è un intervento che si fa mettendo un anestetico locale con delle gocce, il paziente subito dopo l'intervento si alza e se ne va a casa, e vede. invece ah. di mettere delle bende si usano delle lenti a contatto terapeutiche, e quindi il, dis il discorso... È, diventata proprio una... è diventato un intervento con... S sì, ma tutta questa facilità, a questa facilità si deve arrivare, e qui ci tengo a farlo Capire dopo aver fatto una visita oculistica Stavo estremamente accurata ed alcuni arrivare. esami di cui poi possiamo anche parlare. Beh, direi che possiamo cominciare perché seguiamo un po' l'iter esatto. eh, della persona miope che decide un po' di cambiare la propria vita eh, facendo correggere questo difetto attraverso il laser. La cosa fondamentale è la visita preliminare, che è quella che stabilisce se il soggetto è adatto, è indicato per eh, affrontare questo tipo di trattamento. Quali sono allora gli esami che caratterizzano l'intera visita che non è breve, perché una visita no. correttamente fatta richiede... La del prima tempo. cosa che si deve fare è la misurazione della vista, cioè bisogna vedere quant'è questo difetto di vista, come si corregge con le lenti, che lenti ci vogliono per correggerlo al massimo. È in maniera confortevole per il paziente senza ipercorreggerlo. Certo. Ecco. Quindi, la prima cosa è la misurazione della vista. Qui si richiede una certa collaborazione del, del soggetto, anche se oggi esistono degli strumenti eh, automatici che danno una prima idea di quant'è il difetto di vista, ma poi non basta, non bisogna mai fidarsi di questi strumenti, bisogna poi fare il classico esame della vista. Fatto questo. Bisogna controllare la pressione dell'occhio. E questo è un, un indice molto importante. Importante di cosa? È un indice che ci dice se eh, il, il metabolismo, il ricambio di quest'occhio, cioè le funzionalità globali di quest'occhio, siano normali o meno. E questa è una seconda cosa. Poi un esame accurato della retina vedere se una retina che ha, eh, se, se ci sono delle, eh, dei fatti degenerativi. Questo poi dipende anche dall'entità della miopia, chiaramente è difficile che una miopia lieve abbia una retina alterata. Viceversa è molto comune che una miopia media o medio alta o alta abbia delle lesioni retiniche su cui bisogna intervenire quando sono rischiose prima di fare l'intervento correttivo. Quindi non sono comunque un eh, motivo ostativo, non sono una controindicazione assoluta. No, no, sono, se ci trattate. sono dei fatti a rischio da cui si potrebbe partire una rottura della rete, non distacco, eccetera, bisogna provvedere prima. Quindi sistemare Questa la Questo è situazione. per quanto riguarda la visita, diciamo, una visita oculistica completa. Ma poi ci sono degli esami specifici da fare per sapere se quell'occhio, oltre al fatto di essere un occhio che ha superato una visita normale, ha anche altre caratteristiche che lo pongono tra i candidati al trattamento. E queste sono lo studio della funzionalità pupillare. Diciamo, ma che c'entra la pupilla? La pupilla è quello sfintere. Che si trova dietro la cornea, che serve a regolare la quantità di luce che entra nell'occhio. Se c'è molta luce, la pupilla si restringe, va in miosi si dice. Se c'è poca luce, la pupilla si dilata perché, per raccogliere, per raccogliere più luce può. dentro l'occhio. Ci sono delle pupille che sono congenitamente fatte in maniera tale che non si possono restringere molto, mm. restano piuttosto larghe. Allora, questa non è che sia una vera e propria controindicazione all'intervento, ma una cosa che deve un po' porre in allarme l'operatore, perché se la pupilla resta molto ampia, i margini dell'intervento vanno a cadere nel campo pupillare e possono creare dei riflessi, dei fastidi, che poi il soggetto avverte, poi magari col tempo si attenuano, ma che creano un problema. Un disagio, disagio. quantomeno un disagio. Poi un altro esame che va fatto è la misurazione dello spessore della cornea. Ci sono lo spessore medio della cornea intorno a mezzo millimetro, 500 micron, ma eh, in biologia non eh, tutti questi valori no, non sono mai assoluti. Cioè, si pongono in una curva di Gauss in cui ci sono cornie normali di 420, 400... 30 micron, cioè meno di mezzo millimetro, fino a corne che sono di più di mezzo millimetro. Se uno deve, ha una miopia elevata ed ha una cornea sottile, bisogna stare attenti perché non si può asportare molto tessuto, altrimenti la struttura viene indebolita certo. e questo non va bene. Quindi, la misurazione dello spessore corneale si chiama pachimetria, questo esame. Poi un esame fondamentale è la topografia della cornea, cioè eh, topografia è un termine che si usa, che usano i geometri quando devono valutare l'andamento di un terreno. No? Ecco, noi abbiamo degli strumenti che ci dicono della cornea in ogni punto il valore di curvatura che ha. E ci dicono anche che ci sono, ci possono essere delle cornie che hanno. Delle aree in cui questa curvatura è irregolare, quindi l'esame topografico che, che ci dà un'immagine tipica è fondamentale da fare. Certo, cioè, non perché... si può mai uh, operare un soggetto con il laser se non ha almeno questi tre esami, oltre alla visita di cui abbiamo detto. Avete capito quindi come già. In via preliminare l'intervento laser per la correzione della miopia sia complesso e soprattutto richiede una grandissima attenzione, una grandissima attenzione anche da parte nostra, di noi potenziali candidati. Per vedere però come si effettua l'intervento vi aspettiamo subito dopo la pubblicità. Siamo di nuovo insieme in Salus, il medico risponde, sempre in compagnia del professor Cesare Bisantis, un oculista che ci sta spiegando quanto eh, possa essere utile l'utilizzo del laser per la correzione della miopia. Il professor Bisantis è stato per 15 anni direttore della clinica oculistica di Padova e adesso è presidente della Fondazione Iris, che è proprio una fondazione che vi aiuta, professore, nella ricerca e nell'ottimizzazione dell'applicazione di questi strumenti, di queste tecniche. Abbiamo cominciato ad avere anche i primi SMS. Vi ricordo che per le telefonate avete tempo per la prenotazione fino alle 21.40, grosso modo, perché poi altrimenti non riusciamo ad avere il tempo materiale per rispondervi in maniera adeguata. Cominciamo a rispondere agli SMS, professore. Eh, ho una miopia importante: 7 diodi che mancano. Al momento porto le lenti a contatto morbide mi trovo benissimo, ma sono tentata dal laser. Il mio dubbio è se l'operazione non andasse a buon fine e rimanesse nessun residuo di miopia. Posso tornare alle lenti a contatto o non più? Dunque, sette eh, diottrie non è un, una miopia elevatissima, è una miopia assolutamente aggredibile con i nuovi laser, con quelli che, che abbiamo a disposizione. Quindi nessun problema sulle possibilità di correggere un tale tipo di miopia. Qualora non venisse eliminata tutta la miopia. Cosa peraltro possibile? Perché eh, noi non abbiamo dei de, non possiamo fare delle valutazioni matematiche. In biologia c'è sempre cioè. un'incognita che va sempre tenuta in conto. Ecco, in questi casi si può, se restasse un grado, un grado e mezzo, si può sia rimettere gli occhiali, sia rimettere le lenti a contatto, ma sia fare uno, un ritocco. Quindi si può fare anche il ritocco sì, con il certo, laser, certamente. Quindi. Non, non ci sono, se sono questi i problemi della nostra ascoltatrice, sono problemi superabilissimi Sì, probabilmente eh, pensando appunto che il laser va a eh, toccare la cornea, a grattarla in qualche modo, poi vedremo anche mm. le tecniche, se mi sono espressa in maniera giusta. Eh, magari questo eh, lavoro fatto sulla cornea si può pensare renda non più utilizzabile una lente a contatto perché si va a toccare una parte operata, una parte in qualche modo eh, manipolata dall'altra. laser, no, invece questo no, non, no. Ha... non succede, questo perché eh, poi mm -hmm. si, rigener si rigenerano le cellule superficiali di copertura, per cui la cornea a tutti gli effetti ritorna come una cornea normale, leggermente più sottile. Eh, ci sono dei casi, vi dico sinceramente che io controllo dopo uno o due anni, e se non mi dicesse il paziente io sono stato operato, ma non, non me ne accorgevo non perché non resta, non resta il minimo, residuo, minimo segno, non resta nulla. Nulla, no, non resta nulla. Bene, quindi si può tornare anche alla lente a contatto. Altra domanda: volevo sapere qual è il limite minimo di età e anche il limite massimo per fare l'operazione laser per la miopia. Limite massimo non ce n'è, limite minimo invece sì è importante stare attenti al limite minimo. Cioè non si può operare di miopia un soggetto che abbia meno di 20 anni. Perché questo? Perché si ritiene statisticamente che questa fascia di età è quella in cui la miopia può aumentare. Mm. Quindi bisogna cioè, che si sia stabilizzata. Sì, ecco, una cosa importante nel fare la visita preliminare, oltre agli esami di cui abbiamo detto, è cercare di indagare se quella è una miopia stabilizzata. Se non lo fosse è bene differire l'intervento a quando si stabilizza, altrimenti il laser toglie la miopia del momento, ma se quella poi ricresce, va avanti, viene fuori la differenza. Certo. Perché una miopia si possa considerare stabilizzata vuol dire che non deve aver avuto variazioni in un arco di tempo sì. o variazioni grandi? No, variazioni in un arco di tempo, almeno per un anno in soggetti che non siano che non abbiano un'età inferiore ai 20 anni, quelli inferiori ai 20 anni non si prendono neanche in considerazione. In considerazione. Dopo i vent'anni, se per un anno gli occhiali che porta il paziente o le lenti a contatto sono ancora validi, cioè non ci sono state differenze, allora si, si, si può presumere che quella sia una miopia stabilizzata, stabilizzata e allora si può intervenire. E prima di rispondere all'ultimo sms apriamo il telefono perché abbiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Volevo parlare con il professore, io, io ho una forte miopia. Purtroppo eh, io ho, da 5 anni ho anche delle piccole caterate in tutti e due, ma non si fanno. Porto gli occhiali da 7 anni, avevo 7 anni e adesso ne ho 70. Ah, ecco. Allora la sua domanda qual è? Eh, se, de, se si può operare, o sì, se. Sì, sicuro che si può fare? Per... No, signora, nel caso suo, non perché abbia 70 anni non si può operare. Io sì, ho capito. Eh, si potrebbe operare anche ad un'età superiore ai 70 sì. anni. Però mi diceva, se non ho sentito male, che lei ha delle cataratte che stanno andando avanti. No, no, no non vanno avanti. Ah, sono ferme. Sono eh, ferme. E la si, sua si... vista quant'è con gli occhiali? Eh, oh, purtroppo una da 10, una da 12. Ah, vabbè, quindi ha, un, ha un, una cataratta che è ferma da parecchi anni. Beh, da quattro diversi... eh. anni credo che sia. Ah, da quattro anni. Di solito quando c'è una cataratta si preferisce aspettare che la cataratta maturi perché nel fare poi l'intervento di cataratta mm. si corregge anche la miopia. Ho capito. Ecco perché non si fa. Sì, Se sì, si sì. ha l'assoluta certezza che quella cataratta così è, perché è piccola, perché magari. E, e, e non è centrale e rimane sempre quella, allora si può anche programmare un intervento di miopia, perché no? Che risolve tutti e due i problemi? No, risolve, risolve, la risolve la solo il problema della, della miopia. Poi successivamente, se dovesse andare avanti la cataratta, e allora, sì, e allora si può anche fare l'intervento certo. di cataratta. Certo, quindi signora, lei volendo... Eh, una valutazione, sì, se si è certi che sì. questa cataratta è una cataratta ferma che non evolve, allora si può no, operare. Infatti, infatti io, vado, io vado a controllare dottore, ogni sei mesi eh. le cataratte sono sempre di piccole, sempre di. Vabbè, allora sono delle opacità che non sono. Inizio di una cataratta sono delle opacità che a volte si trovano nei cristallini e che resteranno sempre così. Allora lei si deve considerare come una persona che ha una miopia media sì. e nient'altro per cui si può sottoporre all'intervento corretto. Grazie. Grazie a lei signora, arrivederci. Eh, L'altro sms, poi cominciamo a parlare proprio delle tecniche laser, come è possibile perdere 2,5 diotrie da vicino? Ecco, qui la domanda sembra posta male, però oh, c'è una verità in questa domanda. Ed è questa: se un soggetto che ha una miopia di tre diottrie, diciamo, quattro diottrie, decide di farsi operare e la sua età è superiore ai 40 anni, allora bisogna avvertirlo che togliendo totalmente la miopia lui diventa presbite come tutte le persone normali, cioè il suo occhio ritorna normale per cui un occhio normale dopo i 40 anni diventa presbite. Se, se invece si lascia la miopia, il suo occhio, togliendo gli occhiali, vedrà sempre bene da vicino, esatto. cioè non diventerà mai presbite. Allora bisogna avvertire di questo il paziente, il paziente deve scegliere, deve dire io preferisco usare gli occhiali da vicino e non da lontano o viceversa certo. se lui non tollera gli occhiali da lontano per il tipo di attività che svolge o per altre ragioni consapevole del fatto che poi divente, può, diventerà sicuramente presbite allora si può operare in questo caso la signora era una signora che sicuramente avrà più di 50 anni dopo l'intervento ha, ha, ha registrato due gradi e mezzo di presbiopia certo perché è così ho è naturale. Cominciato a non vedere bene da, da vicino. Abbiamo un'altra telefonata, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Vedi, eh, ho la moglie che eh, molto tempo che sta curandosi l'occhio sinistro da una ovilite. Non abbiamo avuto mai nessun risultato. Eh, posso chiederle da dove chiama intanto? Da Treviso. Da Treviso. Eh, non so se il professore ha bisogno di qualche indicazione, chiarimento. No, credo di aver sentito affetto da uveite. Ha, de ha detto così? Uveite. Ob uveite, benissimo. Eh, eh, allora eh, qui ci troviamo di fronte ad un'infiammazione interna all'occhio. La parte vascolare dell'occhio, iride, coroidi, eccetera, si chiama uvea. In termine medico, quando si infiamma dal luogo ad un uveite, che è una malattia cronica che può recidivare, che si risolve con terapia medica tipo cortisonici, eccetera, ma che è una malattia mh, che, eh, di cui a volte non si riesce ad uscire completamente. Ecco quindi in questo caso è monolaterale per fortuna, questa signora. Non so se telefonava per sapere se è possibile fare l'intervento di miopia in presenza di un vento. No, credo, 20, credo che la richiesta fosse, fosse specifica. Sì, e allora periodicamente dovrà. Eh, sottoporsi a controlli oculistici per vedere se l'infiammazione recidiva perché la caratteristica di questa malattia infatti diceva il problema è che non, che, non ha ottenuto benefici eh, eh sì, è una malattia, però è una malattia che si deve curare continuamente con terapia cortisonica controllando sempre la pressione dell'occhio perché certe volte l'eccesso di terapia cortisonica può, determinare... può influenzare eh, alterazioni della pressione oculare eh, e questo è, fa parte di questa caratteristica. Eh, dice, ma perché mi è venuta l'Uveite? Non sempre si riesce a trovare la causa. Ci sono varie tipologie di Uveiti, c'è cioè tutto un, un capitolo enorme. Ci possono essere problemi di carattere autoimmunitario, problemi di sensibilizzazione di tessuto. Per cui, però non è detto che si riesca in tutti i casi a trovare la causa ed estirparla, allora si ricorre a terapie sintomatiche che sono antiflogistici, quali il cortisone, soprattutto. Quindi, in primis, in primis questo. Eh, gliela faccio io la domanda a questo punto: Prego. supponendo che la signora eh, che ha questa infiammazione eh, abbia anche un uh, difetto visivo come la miopia. Lei potrebbe sottoporsi ad un intervento con il laser o bisogna prima risolvere l'infiammazione? Assolutamente no, non deve fare, io credo che non debba essere operata né eh, chiaramente in corso di malattia né qualora la malattia si, si fosse risolta perché ecco, in potrebbe, caso... potrebbe scatenare una recidiva di malattia perché eh, ogni, eh, un intervento per quanto leggero possa essere è un trauma a cui l'occhio certo, deve certo. reagire. Ora, questi occhi hanno una reattività particolare, diciamo fra virgolette eccessiva e quindi questo può creare delle complicanze all'intervento. Non, non è consigliabile, per questo si fa la visita. Certo, indubbiamente e stiamo confermando l'importanza eh, di sì. questo approccio preliminare. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto! Buonasera! Buonasera, eh, saluto lei e saluto il dottor Cesare. Bisantis, chiedevo semplicemente perché sono arrivato un attimo in ritardo, questo liquido di cui lui ha parlato, che inserendolo nell'occhio potrebbe anche migliorare eh, la miopia, eh, che, che liquido è? Non mi sembra di aver parlato di liquidi da inserire nell'occhio. Ah no, no. allora eh. ho capito male. Io. No, abbiamo parlato di lenti. lenti. Ah, abbiamo ecco. parlato di lenti. Ah, e quindi dopo la lente lei ha parlato di questo liquido magari... No, 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 ah. no, 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 avrà eh, capito male capito. perché non esiste, ecco. non c'è nessun ecco. liquido che possa... D'accordo, d'accordo. Cioè non esiste certo, questa infatti, terapia. Infatti, infatti. Eh, dottore, volevo chiedere, io ho l'occhio sinistro che è stato visitato più di una volta per la retina e ha detto che per questa retina non, non si può fare niente, ma è proprio vero. Cioè lei ha problemi retinici a livello sì. maculare o in periferia della rete? Eh, non lo so questo. Cioè la sua vista quant'è? No, la vista di qua non vedo tanto bene. Da, sul mio occhio, diciamo, ho 5 diotrie su quello normale, di miopia. Ma sull'altro che io volevo avere qualche certezza... Mi è sempre stato detto che l'intervento non si può fare, però una volta ebbi modo di capire che l'intervento anche sulla retina, qualunque sia la, questa difficoltà che la retina ha eh, patito, può essere eh, recuperata. Adesso io non so, mi dica lei. No, se lei ha una lesione retinica che non le consente di vedere più di un certo livello, 2, 3, 4 decimi, sì. l'intervento per la miopia... No, no. Non fa altro che togliere gli occhiali sì, sì. e la sua vista rimane quella che ha mettendo gli occhiali Quindi, sì. eh, e non ha nessun effetto. Né negativo né positivo sulla lesione retinica, sì, che io, sì. mh, no, ma io chiedevo posso se... presumere che sia una lesione centrale, probabilmente lei avrà un'età superiore ai 60 anni, non sì, lo so. Sì, 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 sì. Ecco, quindi è facile sì, ma che ci sia. La mia eh, retina rovinata è dall'infanzia. Da ah, vabbè, allora ha una lesione sì. congenita, sì. E, e allora lì la sua vista non potrà essere mai di più di quanto. No, ma io non pensavo alla miopia, pensavo. Si può recuperare questa retina che forse mi poteva migliorare la vista? No, Poi, no. no assolutamente no. no. Grazie, Parliamo dottore. di lesioni congenite, certo, certo. malformative. Quindi... Certo, certo. Grazie, dottore. Ma Gra grazie, a grazie, grazie a lei, grazie a lei, arrivederci. Siamo quasi in conclusione di questa seconda parte. Eh, vorrei anticipare solamente una cosa, eh, magari i nomi delle tecniche laser che vengono sì. utilizzate oggi, ce ne sono due se non sbaglio in particolare. Sì, no, diciamo che le tecniche sono due, una si chiama PRK e un'altra si chiama LASIC, sono de degli acronimi in sostanza. PRK consiste in questo, la è, la, è la tecnica più... La fermo. La fermo perché stiamo iniziando un discorso importante, quindi è bene iniziarlo e finirlo senza interruzioni, ma meglio anticipare eh, di un minuto la nostra pausa pubblicitaria in modo tale che dopo ci dedichiamo al discorso in maniera completa. Ci vediamo tra pochissimo. Siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, anche all'ultima occasione per chiacchierare con il professor Cesare Bisantis, stiamo parlando con lui di correzione eh, con il laser della miopia, tantissimi sms che sono arrivati, ancora telefonate eh, in coda, tanti problemi che stanno venendo fuori oltre a quello che stiamo trattando, domande sulla secchezza oculare, abbiamo sentito parlare di uveite, quindi magari professore, possiamo trovare un'altra occasione per chiacchierare insieme. No. Intanto continuiamo il nostro discorso velocemente per dare poi spazio ai nostri telespettatori. Abbiamo parlato di PRK e LASIK come tecniche laser per intervenire sulla miopia. Cominciamo dalla PRK. Abbiamo anche un'immagine che ci permette di capire su che cosa va ad agire il raggio laser. Allora ecco. diceva professore che questa è la tecnica più utilizzata. Questa è la tecnica più utilizzata, più sperimentata per certi versi, tra virgolette, anche la più sicura. Allora si, si asportano le cellule superficiali della cornea e si, il laser viene programmato, è uno strumento che ha un cervello elettronico dentro, programma quanto deve asportare eh, il tessuto Ma Quindi di precisione cornea. sulla base parliamo, dei dati che sono arrivati. Parliamo di, di micron, cioè di millesimi di millimetro. Quindi eh, precisione assoluta. Dopodiché mh, eh, si rimette si, si medica, eh, si, rimette, si mette una lente terapeutica, una lente a contatto. Praticamente il laser cesella la cornea. No, la... il laser praticamente evaporizza il tessuto, ah. lo trasforma in vapore e quindi lascia una superficie regolare, però assottiglia sì, sì. leggermente la cornea trasformandolo in una lente un pochino più divergente per certo. il discorso che abbiamo fatto. Della prima. messa a fuoco. Dopodiché, dopo 24-48 ore, queste cellule che noi abbiamo asportato, cellule di copertura, si riformano, ricoprono la struttura e il discorso finisce lì. Ecco, il recupero è immediato. C'è una lente protettiva una che lente viene messa. Perché... Che si asporta dopo 3-4 giorni dall'intervento. Recupero immediato, diceva. Recupero immediato. Il paziente però che fa questo tipo di trattamento Finché eh, per i primi due o tre giorni, quando ha fotofobia, cioè la luce dà la fastidio, lacrimazione, eccetera, non potrà utilizzare gli occhi perché non, non riuscirà neanche ad aprirli magari. Esatto. Può avere anche molto dolore come può avere poco dolore. Ecco, tutto questo, questo ITER, che poi non è una cosa eh, impossibile. Chi ha fatto questo, questo trattamento neanche se ne ricorda più. Ha dato spazio alla seconda tecnica che è la LASIK. La, la differenza è questa: si asporta, si fa uno sportello corneale. Vediamo l'immagine. Ecco, c'è un'immagine. Eccola qui: ecco, si, 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 si scopre, si scoperchia la cornea, sotto lo sportello si fa con gli ecimeri quella, lo stesso lavoro che si fa con la PRK, dopodiché si ribalta questo sportello Quindi si richiude. Si richiude Il problema qual è? Io non faccio questo intervento, ma non perché non, non lo sappia fare o non ho il laser per farlo, non è questo. Perché purtroppo io, che ho studiato sperimentalmente la cornea molti anni fa e non solo per i miei studi, purtroppo la cornea è un tessuto avascolare per cui la cicatrizzazione è estremamente lenta. Questo lembo che noi ribaltiamo cicatrizza dopo uno o due anni, per cui è una cosa che crea un, un lungo periodo di precarietà perché basta un piccolo trauma una, una picco per spostare questo, questo lembo. Adesso esiste un um, ulteriore eh, miglioramento di questa seconda tecnica che si chiama LASIK che invece di formare lo sportello tagliandolo con una lama sottilissima di acciaio lo fa utilizzando un laser particolare che si chiama Femtom Laser. È un laser che ha la possibilità di fare, di asportare, di fare questo taglio con estrema regolarità. Quindi viene fuori uno sportello più sottile, più regolare, che poi si fa l'intervento con gli ecimeri come si fa sempre e poi si ricopre. Il vantaggio è che è più precisa la, 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 la forma di questa, di questa specie di sportello che si crea, però rimangono sempre i problemi di cicatrizzazione, secondo me. Questo intervento, rispetto al primo, ha un recupero immediato, non ci sono dolori dopo l'intervento, però facendo un bilancio di questi vantaggi, vantaggi e, e di svantaggi. possibili svantaggi, soprattutto per sportivi, persone che poi magari fanno l'intervento perché avendo un'attività sportiva non vogliono portare le lenti, le lenti contatto eccetera, non lo so se sia il massimo. Particolarmente eh. indicato. Io mi riferisco alla mia esperienza personale e quindi eh, per quanto Tra mi altro, riguarda... Tra eh, l'altro, prima di dare spazio agli sms, una cosa ancora volevo sottolineare, l'importanza del seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che vengono date dall'oculista eh, nell'utilizzo dei, col dei colliri, nelle tempistiche per l'utilizzo dei colliri, certo. perché sono certo. fondamentali. Certo. Certamente, certamente c'è una terapia antibiotica, perché il rischio più grosso che si corre è che è un tessuto che per poche ore non è protetto e quindi si può infettare. Quindi terapia antibiotica molto forte, sempre per uso topico. Certo. Del Superate questa, questa terapia antibiotica per 3-4 giorni, cioè sterilizzata la cornea, in parole povere, si passa alla terapia cortisonica per evitare che si abbia una reazione cicatriziale eccessiva cioè che si formino delle, de, 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 delle reazioni connettivali che non, che non sono volute, per un mese non di più. Dopodiché altre gocce non se ne devono usare. Ci vuole un poco di cautela per i primi giorni, per fare tutto con la massima igiene, e poi il discorso finisce lì. Non ci sono altri problemi. Cominciamo a rispondere allora a questo Prego. punto, professore, agli sms. Ehm, qui c'è una persona che chiede se la tecnica laser, era una delle domande che volevo farle io, può servire anche per chi è presbite o astigmatico. Sì, il laser, con il laser si può correggere l'ipermetropia, l'astigmatismo, la miopia. Quindi, senz'altro, sì. Per quanto riguarda la presbiopia che non è un difetto di vista, è una situazione fisiologica legata all'età. Dopo i 40 anni il nostro occhio perde la sua elasticità e quindi non riesce a vedere bene da vicino. Ecco, qui ancora eh, ci sono varie possibilità in discussione. Si comincia ad operare la presbiopia, però devo confessare che ancora i risultati non sono esaltanti, cioè rispondono alle tecniche proposte per nel 30-35% dei casi, ma non in altri. Per fortuna non è che facendo l'intervento di presbiopia si creino delle, delle, dei danni irreversibili a livello... Quindi si può fare dicendo al paziente, speriamo che, nel, che vada bene, nel caso... Ecco, eh, altra domanda, una persona di 47 anni che decide di essere miope e astigmatica dall'età di 7 anni chiede che benefici eh, può dare un eventuale intervento. Un eventuale intervento. Se le condizioni oculari lo consentono, toglie sia l'astigmatismo che la miopia. Siccome a 47 anni ritorna in ballo quel discorso della presbiopia che eh, chiaramente dopo aver tolto la miopia avrà bisogno di mettere un occhiale per, per vedere da vicino. Quindi dal tipo di lavoro che fa, dall'attività che svolge, dalle sue abitudini, eccetera, deve poter scegliere tra queste due certo. situazioni. Cominciamo a rispondere anche al telefono, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Eh, buonasera, pronto. Senti, buonasera. Io volevo fare una domanda chiaramente al professor Descantis, ed è certo. questa. Che cosa ne pensa delle lenti semirigide per ortocheratologia per un ragazzino di 15 anni che ha perso nel giro di 3-4 mesi 3 diottrie? Ci sono state consigliate queste lenti notturne più per bloccare la miopia che per, eh, sì, che per problemi contingenti. Insomma. Da dove chiama lei signora? Le Mi da Cividale del Frigo. Piuli. Grazie, la ringrazio, buonasera. Grazie a lei. E questo, questo è un altro argomento di grande interesse. Parliamo di una tecnica che non, ha, non è chirurgica, non è parachirurgica, è una tecnica correttiva che si rifà a tecniche addirittura dell'impero cinese. <ride> Cioè l'ortocheratologia, cioè, eh, sono delle lenti che eh, hanno la possibilità, la capacità di avere un effetto meccanico sulla cornea, perché eh, deformandole in un certo senso in maniera tale da eh, ottenere un risultato correttivo. Eh, All'età del, del ragazzo anni. a 15 anni, mh, siccome non è una, un, una tecnica che ha rischi, si può benissimo fare. Su quant per quanto riguarda il risultato e l'efficacia, anche qui eh, i risultati non sono univoci. Ci sono casi in cui si ottiene uno, un rallentamento dell'evoluzione della miopia, a volte anche una correzione poi recidiva, eccetera. Quindi i risultati sono un po' così. Ah, È insomma, una non tecnica. ci sono controindicazioni. No, non per ci sono controindicazioni. Quell'età non può fare altro che o portare occhiali o lenti a contatto, l'intervento non lo può fare. Per cui si può, sì, sì, questo, si può provare intanto con questo sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono una ascoltatrice di Trieste. Sì? Io sono ipermetrope e astigmatica e ho 54 anni, per cui porto le lenti progressive. Mi avevano detto a suo tempo che l'ipermetropia si può correggere, ma non viene una cosa perfetta. Con il laser, dice? Sì, inoltre io non reggo le lenti a contatto. Allora volevo sapere se ho qualche chance anch'io. <ride> sentiamo. Sentiamo. No, Senz'altro uh, la predittività, cioè sapere prima se un difetto di vista verrà eliminato totalmente o meno, per quanto riguarda l'ipermetropia è meno forte che per quanto riguarda la miopia. Cioè ci sono degli occhi ipermetropi in cui facendo il laser si toglie tutta l'ipermetropia, altri occhi in cui può residuare qualcosa, cioè la predittività è meno buona rispetto alla miopia. Tuttavia nel caso specifico, ipermetropia e astigmatismo, pres e, astigmatismo e presbiopia si può fare in un unico intervento. Eh, Togliere l'permetropia, togliere l'astigmatismo e fare pure l'intervento per la presbiopia con le limitazioni di cui abbiamo detto certo. prima. Quindi, sicuramente dopo l'intervento, ammesso che possa restare un piccolo residuo ipermetropico. Avrà senz'altro un vantaggio perché avrà dei valori eh, diottrici molto più ridotti, su questo non c'è il minimo Quindi dubbio. Quindi, una visione sicuramente migliore. Eh, certo, e potrebbe addirittura rispondere bene all'intervento per la presbiopia. Quindi, eh, diciamo alla signora si che può, faccia, si, si può faccia prendere in considerazione questo. Tutto quello la, la, che deve fare. Il desiderio di. di, di di togliere, anche perché non potendo portare lenti a contatto ed essendo costretta a portare sempre occhiali, è un po' pesante. Eh, sì, decisamente. In qualità di vita sicuramente eh va beh, a guadagnare. Sì, certo. Avevamo ancora un'altra domanda con l'SMS, non so se siamo in grado di dare delle indicazioni perché credo che le cose siano abbastanza variabili anche da questo punto di vista. La domanda era su quali sono i tempi d'attesa per l'operazione con il laser. Ma, Bisogna dare un'indicazione uh, di massima? L'indicazione in di massima credo un mese, poi mh, sono tutte strutture private perché il, il, questo tipo di terapia di trattamento non è eh, a carico del Servizio Sanitario Nazionale perché è un intervento non indispensabile. Per cui in, nelle strutture pubbliche ci sono dei ticket elevatissimi che corrispondono ai costi delle strutture private, per cui non ci sono differenze. In linea di massima, poi ci sono centri che eh, hanno tempi più brevi, altri che ne hanno tempi più brevi, in media un mese di attesa. Cosa ci dà la garanzia sulla quali, la qualità del centro al quale ci rivolgiamo? Come facciamo a tutelarci? Questa è una domanda forse da un milione di dollari. Io penso che l'unica garanzia sia il rapporto tra medico e paziente, il fatto che vengano eseguiti tutti quegli esami che di... Abbiamo, cui abbiamo detto prima. Abbiamo detto prima. E um, una cosa importante è anche <ride> se uno sa che in quel centro un suo amico, un suo parente ha avuto Quindi un un'esperienza. <ride> certo. Quello può essere anche certo. un elemento che può... La discriminante, un elemento è che aiuta. È Professore, è stato un piacere averla con noi questa sera, anche per, per la chiarezza l'hanno testimoniato anche alcuni sms dell'esposizione, dell del modo in cui ha trattato l'argomento. Visto che ci sono stati parecchi stimoli anche su altre questioni, magari eh, ci diamo appuntamento qui per affrontare altre tematiche. Ma senz'altro, con molto piacere. Bene, allora grazie ancora al professor Bisantis per averci fatto compagnia. Con voi invece ci rivediamo la prossima settimana e parleremo di prevenzione al femminile con i ginecologi della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastero. Vi aspettiamo.